Eccoci qua ragazzi, siamo a fare due spaghetti alle cozze e peperoncino alla grande. Peperoncino secco. Come state? Un salutone da Mao qui a Londra. Scusate la tosse. Ecco qua, abbiamo fatto delle fave, belle fave secche. Poi stiamo facendo una omelette per i bambini e due spaghetti alle cozze per me e la consorte. Allora, rosoliamo bene le cipolle, alziamo la fiamma per velocizzare un po'. Lo stesso vale per l'aglio, lo facciamo rosolare bene. L'acqua sta per bollire. Le cipolle devono proprio appassire. Un pochino di sale. Occhio qui che non si bruci l'aglio, mi raccomando. Adesso non appena la pasta, mettiamoci anche un po' di pomodori. Allora, una scatola di pelati senza andare, senza complicarci la vita. L'aglio però ben rosolato. Ben rosolato, poi alziamo la fiamma, da questa parte la cipolla facciamo ingiallire bene, per un attimino. Prendiamo un paio d'uova. Abbiamo una pizza, uno snack per i bimbi. Ecco qua. Tenete una bagagliera di musica. Zardaroi. Allora, ciao Giannetto, benvenuto. Benvenuta Marina, anche a te. Cosa semplice oggi, un omelette al prosciutto e al formaggio per i bimbi, con le cipolle e poi due spaghetti con le cozze per me. Ecco qua, sta rosolando bene l'aglio, ora alziamo un po' la fiamma e mettiamo del pomodoro, pomodori pelati. Alziamo un po' la fiamma, facciamo andare in ebollizione. Io rilavo, ecco, che non si bruci la cipolla, logicamente, ragazzi. Pian piano, tagliamo le uova. Io ho qua 6 uova, belle fresche. Sono di una bellissima qualità.
6 uova, così non facciamo bruciare le cipolle, vi raccomando. Io ci metto anche un goccino d'acqua, proprio una puntina, una puntina, non si devono bruciare. Ok, occhio al pomodoro, io ci metto anche il coperchio così va in ebollizione e preparo le cozze. Allora, come sta per bollire l'acqua, aggiungiamo la pasta, ho messo tanto sale. Ok guys, so today basic omelette with a ham and cheese, 6 eggs, 5 onions, couple slices of ham and cheese, ok? That's it. Then I'm preparing here dry broad beans. They have soaked for 2 days, over 2 days, and cooked for about 1 hour with bay leaves, pepper, oil, and salt. Beautiful dish. My water here for pasta, plenty salt, don't go wrong. That's it. Compriamo un po', c'è qualche, ecco qui, un pacco di pasta aperto, saranno 120 grammi, li aggiungo qua per un attimino, occhio alle cipolle, facciamole belle imbiondire e non bruciare, ok? Aspetta, ci metto proprio un goccino d'acqua, così evita, si evita il danno. Prima che vedere un bicchiere di vino, ho appena finito di lavorare oggi, intorno alle 7, alle mezzo 4 smonto, un po' di tosse ragazzi, e vabbè. Ok, facciamo attenzione, con questa pentola qua ci metto un po' a cucinare, e faccio questo movimento qua, sposto, ecco qua. Accelerare la cottura. Allora, finiamo la nostra omelette, mescoliamo le uova. Purtroppo c'è una tossina oggi che non mi convince. Amalgamiamo le uova bene. Un pochino di sale, no il sale no perché ho già messo la cipolla, ecco qua. Allora ancora un attimino le cipolle a rosolare, ecco qui un paio di fette di prosciutto, le tagliuzziamo, mettiamo con le uova, tutte le cipolle. Qua di fronte dicevo vi fare un brindisi, benvenuto Gianluigi, benvenuto. Adesso tagliamo la pizza ai bambini. Prendiamo le cipolle, ok, adesso che facciamo? Mescoliamo velocemente e riportiamo tutto in padella. Sarebbe stato meglio far raffreddare le cipolle, ma non fa niente, dai. Qui si corre, come sapete bene. Ok, facciamo andare a fuoco lento. Ok? Allora,
tranquilla, un pomodoro inizia a cuocere, devo armarmi di altri mestoli. Ecco qua, facciamolo cucinare un pochino, almeno 10 minuti ragazzi. Ciao Alberto, benvenuto, stiamo a fare due spaghetti alle cozze, vabbè, niente di speciale. Una piccola omelette per i bimbi, la pasta a bolle, ho fatto delle fave secche, ve le faccio vedere da vicino magari, che sono belle veramente. Ragazzi, queste sono le fave secche fatte stamattina, ok? Guys, ok, we're getting there, ok? Adesso faccio questo gioco qui con la paletta. Deve cuocere un po' il sughetto, eh? Mettiamo ancora un pochino e continua a fare questo gioco qua. Bene. Allora. Ecco qua, la pizzetta per i bimbi, ma adesso la portiamo. Allora ragazzi, ci siamo, occhio all'omelette, di nuovo quel giochetto lì con la paletta. Stando bene, ecco qui, sto asciugando la mia sale, il mio sughetto, ancora un pochino. La tosse un po' secca, che okay? Allora beh, che devo dire, due spaghetti, non è che siamo a fare niente di particolare. Aspetta, si fa questo giochetto qui, così cuoce per bene tutti i lati e l'omelette è fatta. Formaggio, andando bene. Dunque, vediamo il sughetto, ancora un pochino deve cuocere, un po' ci aggiungiamo le cozze, la pasta e siamo a cavallo. Prepariamo il prezzemolo, le cozze adesso. Ecco qua raga, non si può vedere la marca, però sono cozze scozzesi e io vado a preparare qua.
fare attenzione qui. Che non si bruci niente, ragazzi, mi raccomando. Allora, la nostra omeletta praticamente è pronta, adesso spengo il fuoco. Il formaggio mi dicono che non lo vogliono i bambini, vabbè, non lo mettiamo. Signora, eccoci qua. Allora andiamo avanti. La nostra omelette la versiamo in un piatto. Ok, ragazzi, ancora un attimino. Ragazzi, dai, non è dai, cuoce un attimino a fuoco spento. Cuoce sulla pentola. Allora mettiamo giù la pasta. Via, occhio alla pentola qua. Che non si bruci niente. Adesso mettiamo il sughetto delle cozze. Ecco qua. Facciamo continuare a cucinare per bene per un paio di minuti. Qui immergiamo bene gli spaghetti. Antonello, benvenuto anche a te. Cozze Santa Gilla. Quando vengo a Cagliari non fa niente, ma sono buone anche queste, ragazzi, sono molto buone. Ecco, così si fa l'omelette francese, ragazzi. Little bit runny, guys. French omelette, yeah? Not to cook. Not to cook. Okay, here my muscles are going with the juice of the from the packet. La pre-cooked. E vediamo un attimino qua. Facendo un casino. Ecco qua. Ma la tosse è secca, non è Covid. Così. Vediamo. Non è proprio voglia. Allora, riassumendo. Continuiamo la pasta che cuoce. È ancora a inizio cottura, non è, dobbiamo aspettare due minutini. Se io preparo il prezzemolo, è splendida, ragazzi, è splendida. La facciamo scivolare e poi la rovesciamo così. Opla, questa è la French omelette, guys. There we go. Wash the pots. Nel sottofondo maglia carta, ragazzi. Adesso speriamo non ci blocchino il video. Boh, non si può fare più niente. Ok. Ecco, offriamo l'omelette alla moglie. Omelette. Ok, controlliamo il nostro sughetto, va a meraviglia. Raga,
Logicamente voi le prendete al mercato, lo so Antonio, io no, io sono fortunato, io sono fortunato. Allora, controlliamo la pasta, non facciamo brogli qua, ecco qua, è quasi al dente, a questo momento iniziamo a spostare le cozze, no, un attimino, facciamo così, cambiamo versione. Allora, la pasta è molto al dente, io la sposto pian piano in questo vassoio. Ok, che cacca una crossia, resta proprio lì, non vuole solo la maletta, la moglie vuole anche il drink e glielo dobbiamo offrire. Che te devo dire, ragazzi, non si fa vedere la marca, non si fa vedere la marca, no. birrette locali, ottime. Allora, ragazzi, però non abbiamo fatto un brindisi qua, bisogna fare un brindisi all'amata Sardegna. Ragazzi, come sempre, un brindisi bisogna farlo. Fatemi proprio un bicchiere, questa, la pasta ormai è al dente, spengo la fiamma, però ci vuole il drinketto. Ecco qua, bicchiere. Vino rosso di Sardegna. Sfuso e riversato in bottiglia. Ok? Via. Cari amici, cin cin da Mao. Cin cin. Bello fresco, splendido. Allora, facciamo il nostro lavoretto. Possiamo la pasta dentro la pentola col sugo. E ci mettiamo un pochino d'acqua di, e alziamo la fiamma, un pochino d'acqua di cottura. Allora, le cozze, siccome sono già cotte, io le metto proprio alla fine, ok? Che non le voglio stracuocere. Le cozze in realtà vanno proprio cotte un minuto, il tempo di aprirsi o quasi. Cioè, questo è un grande segreto. Il prodotto cambia completamente, avete voglia di dire? Ecco qui, facciamo cuocere la pasta adesso, finire la cottura in pentola col sugo. Io ci aggiungo adesso una bella spruzzata di olio d'oliva. Ecco qua, fatto, sta preparando bene. Olio d'oliva, abbondanza proprio, via, fiumi, ecco qua. Adesso metto un goccino perché ce n'è già tanto. Beh, lasciamolo andare. Raga, questo è spettacolo. Io sposterei la fiamma qua per farvelo vedere da vicino. Non so se è qui. Ecco qua. Si vede meglio forse. Boh. E continuo a mescolare. E ancora... Non è cotta la pasta ancora. Non è ancora cotta. Non devo stare a spiegare a voi, però gli amici inglesi ne hanno bisogno. Guys, my pasta is proceeding. I drop the water from the mussels into the pot with the tomato sauce. Now I place the pasta from the pot straight into the tomato sauce pot. Al dente, very hard, okay? And we finish cooking here, okay? Adding touches of water from the pot, yeah? Touches, no much. Giusto poco poco acqua, giusto a ritoccare poco poco. Un bagnettino leggero. Due gocce, ok? Facciamo asciugare un po', va alla grande, raga. Allora, c'è un profumino qua, adesso prendiamo il prezzemolo, sono belli piccanti, belli portentosi. Now we have parsley, guys, the very spicy ones, outstanding, ok? Soon after we'll add another minute or two and we'll add the mussels.
Ecco qua, ecco, frozen parsley, rasimata, ecco qua. Ok ragazzi, prezzemolo congelato, fa niente, via, continuiamo a rosolare bene qui ragazzi. Hey, oh, God, ask me if you like my food. I make an omelet. Do you like the food I cook? They're asking. Yeah. Ha detto che gli piace la moglie, ciò che cucina. Va bene così, dai. Sei sforzata, raga, sei sforzata. Right, so, a questo punto ancora non è pronta. Ci metto un cucchiaio, almeno due cucchiai di acqua di cottura. Pian piano, la versiamo così, un po' alla volta. Ok? E mescoliamo bene. Adesso le cozze. Ancora si sta scongelando il prezzemolo. Facciamolo scongelare un secondo. Agitiamo le cozze. Ok? Via. Mescoliamo bene. Raga, c'è il profumo qua. Memoro. A Roma direbbero memoro. Pago buona spuru a disigio, mamma mia, vai alla grande, vai Sardegna, cincin Antone, cincin Albe, cincin, spettacolo. Finiamo le pulizie qua. Cose fatte per bene, pian piano. Raga, c'è Semo? Eh? Ciao Amos, benvenuto. Spaghetti alle cozze oggi. Ma non sono sempre uguali, raga. No, non scherziamo, io cambio sempre il tocco. Qualche volta un po' più di prezzemolo, un po' più di aglio, meno peperoncino, ci sarà del pepe, c'è il prezzemolo, a volte il basilico. Cambia tutto, anche dal tipo di olio che ho usato, cambia tutto. A volte ne metto due tocchi, a volte ne metto tanto e via, no? Quindi il mio piatto non sarà mai lo stesso, mai, mai. Adesso la pasta è pronta, raga, io spengo il fuoco, però prima di mangiarla aspetta ancora un attimino, ok? Ecco, si è assorbito bene il sughetto, ne metto altri due cucchiai, a fuoco ormai spento. E faccio, continuo un po' a rigirare, prendono il sapore, prende tutto il sapore, vabbè? Che non voglio stracuocere le cozze, mai. Fate spazio a un cin cin. Va Antonè, alla nostra, alla Sardegna, a Villa, a Casteddu. Ah, sto proprio bene oggi, ragazzi. In forma, lavorato bene, fatto il mio dovere e ciccio. Non dire che finisci. Yeah, change music then. What do you want to be done? Daddy, we stop the video if you change music, yeah? Daniel, did you eat your pizza? And how many? Why the quality is so bad? Huh? Allora raga, che ne pensate? Datemi un voto da 1 a 10. Che avete voto? Non si capisce mai, eh? Voglio un commento. Il principio è quello. Io sto condividendo i video. Commentano da tutte le parti. Commentano, mettono un like o vedono il video, perché visualizzazioni.
Siamo un numero molto alto, eh. Why the quality is so bad? Madonna. Ok raga, diamo un altro colpo d'occhio qui. La pasta è cotta, ok? È cotta e possiamo anche assaggiarla. Ok? Allora. Però devo spostare i contenitori perché non c'è spazio, è pericoloso. Prendiamo un piatto. Nubrato, valigia da pasta, che è bene e come se la scenabara, ok? Pochino, raga, mai esagerare. Cozza e pasta. Raga, datti un voto. Aio, spaghetti alle cozze piccanti e il peperoncino. Guys, spaghetti with mussels, chili pepper, olive oil, everything in it. Plenty garlic, remember, plenty garlic is required. Obviously, lovely touch of red Sardinian wine. Never forget, buy Sardinia. Buy Sardinia, guys. Top class. And modest price, yeah? Remember this. Okay. Allora, qui abbiamo le belle fave, che sono uno spettacolo unico. Riempiamoci la tazza di vino per non sbagliare. Cosa vista da qui? 9. Oh, Antone! Grazie! Sei grande, esagerato. Ma che mi fa emozionare, eh? Ehi! Guarda che ti faccio mettere i voti anche le fave, che sono uscite buonissime. Qui c'è un chilo di fave, raga, non so, mezzo chilo abbondante, mezzo chilo mi fa, troppe. Allora, assaggiamo gli spaghettini, raga, che qui c'è fame, stuzzica l'appetito, un bel piatto così, raga. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sono caldi. Buoni, con al dente. Va? Mi ha rimproverato per la musica la signora, l'abbiamo cambiata, vediamo un po'. Mo' mi tira una sedia in testa. Se metto musica moderna mi bloccano subito su YouTube. Raga, spettacolo, però forse non ho messo abbastanza sale. Vabbè, ho fatto un errore. Vedi, quel 9 non va più bene, Antone. Sì, ci puoi contare. Ci organizziamo la grande. Lara, Robby a ribendi. Robby con la sua moto. E sbarca. Uè, Robby, cozze agli spaghetti. Ma non sono uguali all'altra volta, Robby. Non incumbensi con le battute. Sono spaghetti micidiali, ricetta nuova, ne ho 175, fate i conti, se non vi rompete i coglioni io vi assillo con le mie ricette. Allora Robby, visto che ci sei, questa è una favata, l'ho battezzata Raimondo e Pina, eh? In onore al numero 10, eh? Robby. No, Robby è sempre in diretta, Antonello, sempre, è un mio compagno di viaggio. Adesso si aggiunge Gio, Manlello, Rotus e Gambarara. E via, così deve essere. Allora, raga, due spaghi. Ho aggiunto un pizzichino di sale.
Ah, sono caldi, eh? Devo stare attento. Allora, Roby, le fave, qua, ne prendo una, Roby. Tonè, qua. La schiaccio piano piano, qua. Tac! È perfetta, eh? Sono belle, qua, si frantuma tra le dita. Buonissime. Minca, ha ragione mia moglie, questa musica di cosa è macco, su. Roby, manco signor Zara l'ascoltava questa musica. Oh, raga! Bella la vita, quando c'è un pochino di vino sardo, cioè spunti, l'allegria salta da sotto i piedi. Hai capito? Bacione a tutti, eh. Ah. Allora. Sembra che io stia bevendo tanto vino, però vedi la bottiglia è ancora piena, eh? Sì, Roby, piccantissimi. Ne ho messo 4 peperoncini secchi. 4. Allora. Mettiamo anche la bottiglia qui che fa colore, cacchio. È la cosa più importante. Allora. Qui la mettiamo, dai, altrimenti si riscalda col fuoco. Sì, Roby, 4 peperoncini secchi, te li faccio vedere anche. Li ho comprati al supermercato giù in Italia, eh. C'è poco da sbagliare. Togliamo la marca, comunque li vedi? Scatoletta, durano un sacco di tempo. Ne ho messo 4. Mamma mia, iniziati io che attendi, errori, io mi stai boccendo. Che cacchio vi devo dire? Allora, torniamo alle cose serie. Io sono appassionato della cucina etiope eritrea. Infatti qui ho tante spezie, cioè tante di quelle spezie, ragazzi, che non ce n'è per nessuno. Cioè, c'ho vassoi interi, costa caro, non è che è grave. Vedete il colore? Allora, se state con me, domani vi faccio una bella ricetta col pollo e il berbere, che è questa spezia qua. Domani ci lanciamo, prendiamo 2 polli e li facciamo così. Non li farò piccanti per i bambini, no, chiaro. Però c'è un procedimento che dura ore, 4 ore. Fate voi. Allora, gustiamoci la pasta, la pasterella con la crema, diceva zio Vanni. Ah, raga, is buono. Ah, su Boboi. Eh? Boboi. Spettacolo. Vado a sfidare a Lillico, se non stanno attenti lì, eh. È buono, è buono. È solo perché io cucino molto salato, ho messo poco sale nell'acqua, non so perché. Però adesso vi faccio vedere un pochino il piatto principale, perché qui, cioè, è una cosa eccezionale, raga. Roby, devi darmi il voto, eh. Guarda qua. No, Roby, no, ma non mi hai capito. Io non ti faccio copiare niente. Ma neanche scherza. Roby, devi spagare, di nei bonu. No, Roby, non. Tu devi pensare alle mamme italiane, ok? Allora, io sono venuto qui a Londra, 23 anni. Non sapevo fare neanche il pomodoro, capì? Neanche il sugo per il pomodoro. Lo mettevo a cucinare, non ci mettevo l'olio, non sapevo fare niente, quindi. Capì? E io ti devo passare i miei trucchetti dopo che sono qui a. Capì? A impentolare per 33 anni. Roby, 10? No, no, guarda che mi metto a piangere, Roby. No, Roby, non farmi così a me. No, dovete fare come fa Oga, dice lei. Che mi dà un 3 meno o meno. Ai ai ai, raga, si scherza. Comunque, vabbè. Noi propagandiamo la Sardegna più che altro. Cioè, la base non è che sono io che cucino. Mi vado a guardare i piatti che un giorno ho assaggiato a casa di Peppino, da Paolo, da Luca, da Giovanni, da Memme. E via dicendo, cerco di ripetere, di emulare, capito? Piatti di Sardegna, capito?
Poi qualcosina da internet, logicamente. Mi piace un po' la cucina siciliana, un po' tutto, la cucina romagnola. Ah, pago buono gusto B. Vedi, compagnia di un bicchiere di vino rosso, due spaghetti, dopo una giornata, oggi ho lavorato molto, a commentare documenti importanti, quindi sono un po' stanco, e ieri peggio, riunioni su Zoom, Microsoft Team, di 4 ore, lunghe, pesanti, però è lavoro, eh. Pago buona sta cosa, poi c'è una fava a fianco, capito? E vado così, ci va pure tu, poggiamo la buccia lì, sono belle robe, guarda, 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 si sfarinano in mano, guarda, eh? Spettacolo, no? Cotte bene, allora, qui ti do il segreto, Robby, tu proverai a cuocere tu, tua moglie, tuoi figli, proverete a cuocere le fave secche e a farle buone. Provateci, diventate pazzi. Però sinché arriva zio Mao che vi dà il trucchetto principale, eh. Mo te lo do io. Tonello, ascolta anche tu. Sì, sì, so di Lello. Antonello, so di Lello. Eh no, luna di miele, e non va di bene. Arrori, marpione Lello. Lei è Toga Wilma. Ok. Allora, badabom badabom. Robby, quello che devi fare qui per le fave, guarda, sono veramente buone se cotte bene. Ne prendi 250 grammi la prima volta. Quindi le scatolette da 500, la metà. Le devi mettere a mollo in acqua abbondante per minimo 2 giorni di seguito. 2 giorni e 2 notti, Robby, ok? Bravo, allora le hai già viste. Allora, Robby, queste, però lo faccio solo io, non lo devi fare tu. Queste hanno, sono state a bagno 3 notti, vabbè, 3, però io ti dico di farlo 2 notti, ok? Ma sono uno spettacolo unico. Quando poi cuociono, Robby, un'ora, fuoco molto, cioè va in ebollizione, l'acqua fredda, la fava, dopo che inizia a bollire, fuoco lentissimo, quasi spento, coperta, e ci metti pepe in abbondanza, 3-4 spicchi d'aglio, olio, se lo metti extravergine è meglio, ma anche olio normale fa bene, e copri. Dopo un'ora ci aggiungi 2 mazzi di spinaci, alla grande. Cioè, questa è la... Ci vai col pane, Robby, la zuppetta, la scarpetta lì. Ciao Cinzia, cugina carissima. Questo è per Giovanni, un cin cin. Dalla cucina di Mau. Robby, ho menzionato Giovanni, il mio zio, quello motociclista. Anche lui aveva la passione della cucina. Quando eravamo piccoli ci invitava tutta la mia famiglia. Con la sua famiglia, tutti i suoi figli, faceva cenoni megalitici, oh, megalitici. Questo anni. Allora, niente, finiamo gli spaghettini e passiamo ai saluti, perché non vi voglio neanche annoiare. Ehi, Robby. Guarda qua. Però devo assaggiare le cozze. Antonè, quando venite a Londra... Dovete fare cliccone, tu, Robby, Giamba, Lello. Quando la moglie va in vacanza vi ospito qui, non c'è problema. E io cucino e voi vi divertite. Guarda qua. Strepitosa. Adesso assaggiamo le cozze. Ecco qua. Le fave, raga, Robby, non è facile, non scherzo, le fave è un casino farle buone, è un casino. Minca, sta musica antica. Cinzia, questa la metteva tuo padre di musica. Mamma mia, andavamo in gita, ci metteva col giradischi.
nelle sue, nei suoi terreni, nelle sue casette, metteva questa musica, minchia, scappavo a gambe levate. Che buoni che sono, raga. Che buoni che sono. Ui. E ti viene questa buona anima di Mario e il signor Ruglio, sarebbero tutti a tavolo con me, ne sono sicuro. Vai. Bob boy. Cioè. Questa è grandiosità. C'ho qualche amica a Cagliari, le cose non piacciono, però anche il signor Raimondo le metteva questa musica. Minchia! Minchia, strimpellare, oh, suona la chitarra strimpellando, non sa per cantare. Chi ne è mu? Non capisco Mutettu, su. Parlava così il signor Raimondo. Non lo so cosa vuol dire, Roby, Mutettu, su, boh. Che figata, il numero 10, oh. Bisbo, lo senti? Minchia, buone le cose. Poi, Roby, ascolta, siccome... Cioè, le cose sono un po' care qui a Londra. Però c'era lo sconto, capi? E allora, se vi va voglia, Antone, Robè, Alberto... Se avete voglia, io anche domani mattina faccio altri due spaghettini. Li ho comprato molte. Aspetta. Le vedi, Robby, le vedi? Altri due pacchettoni, ma ne ho tre in realtà. Non ve lo faccio vedere perché non devo sciorare, va. Ma ciò significa che io domani mattina mi sveglio e vado lì in pentola. Gabi, vi faccio domani, devo inventarmene mentre dormo, Gabi, qualcosa di diverso, sempre. Sì, è una canzone di Sarda, Roby, Sarda Mera. Mattetto su, è un tipo di canzone sarda. Non sapevo si chiamasse così. Mi magari dai, vero? Dingi dia, dingi na na mamma, dingi dia. No, a me mi farei cabare il macco, Roby. Antico su, però è Sardegna. E questo diciamo che piaceva più ai nostri, alla generazione dei nostri, secondo me. Forse è chi è cresciuto nei paesi, ma io sono cresciuto in città, oh Roby. Adesso Castellaio, Castellaio, ma di quelli marcati, capi? Cioè mi riconosci fra mille milioni di persone, Gazzardo, Sardo, Castellaio. Io, però a me piace la vita del paese e mi piacciono i paesani. Ho molti amici dei paesi, grazie a Dio. Ma Zio Castellaio, per come parlo, per come vivo, perché sono cresciuto in quella città, ecco, tutto questo. Tutto lì. Guarda le fave, che spettacolo. No, mi dicevi dei poveri, Roby. No, non li aiuto più perché col Covid hanno chiuso tutto. È cambiato tutto il meccanismo qui a Londra. Quella chiesa principale che c'è sotto casa non dà più da mangiare ai poveri. Dunque che... Oh, Roby! Oh, Roby! E quando parlavamo di pivelle? Minchia! Tu vi sta villa mamma buona. Cheers! Ce n'era una che piaceva a tutti e due, ti ricordi? Non vado oltre, altrimenti succede un casino qua. A me m'hanno mai manco cagao. Non fa niente però. Minchia ragazzi, sono uno spettacolo questi spaghetti. Oh, il coccio. Allora, no, siccome voglio di rompermi ancora i coglioni, Roby, mi li faccio un attimo gratto, vabbè. Capite perché devo cucinare sempre? Perché ho sempre fame. Io purtroppo ho preso il diabete, Roby. Antone, ho il diabete, leggero, ma ce l'ho. E quindi devo stare attento.
non posso più mangiare pasta, questo, quell'altro, ma... Ma infatti... Raga, cioè, Roby, ridammi il voto. Guarda, te lo faccio a rotazione, Roby. 360 gradi. Roby, Isbo, aspetta, guardami le cozze. Roby, dammi un voto. Antone, vuoi un risesi? Sì, Roby, mi hanno acchiappato il diabete, disgraziati, maledetti. Venga, vado al lavoro, questo un bel po' d'anni fa, non troppi, ma un bel po' d'anni fa. Mi telefona il dottore, ah, lei venga qui subito dopo le analisi del sangue che ho scelto di fare io. Le devo parlare, dus puntini punti, e mi fa, lei è borderline con diabete. Borderline vuol dire che non ce l'hai, però sei a rischio. Minca, santuz, che t'ha subito, che malato sono, non mi... Allora, morire della favola, e purtroppo dopo altri 6 mesi o un anno è peggiorato poco a poco, ma più che altro perché, cioè, devo fare argomento non uguale, capisci? Quindi trascuri, è logico che prima o poi, grazie Antonella, le fave, ma sono buone veramente? Lisbo, ne prendo una al volo, tenere tenere. Bì, spettacolare, buone. Ma veramente, quando non sono buone, glielo dico. Niente, Roby. E insomma, alla fine, passati 2 anni, mi ha detto, guardi, lei deve prendere le pastiglie, e sto prendendo le pastiglie. Però ho continuato la vita da mangione, anche con le pastiglie. Poi, passato il 3° anno, mi ha aumentato il numero delle pastiglie, però non sono rimasto d'accordo, appena ho detto che sì, e ne prendo meno di quelle che diceva, sino a che arriviamo al sodo. A Natale ho rifatto gli esami e il livello di zucchero nel sangue è buono. Ok, quindi anziché 5 pastiglie ne prendo 3 e faccio una vita regolare. Roby, adesso qui per fare lo show, ci dubbo fauso subito, ma sto molto attento, quindi... Cioè, ho cambiato molto, io mangiavo come un cavallo, capito? Mangiavo molto grasso, mi piaceva la cottena del maiale, e lunga la storia. E per forza, lungo dopo tanti anni, per forza. Poi di famiglia, capito? Quindi, diamo un colpo d'occhio a questi spaghettini, un po'. Perché proprio hanno preso un gusto veramente bello, buono, straordinario. Però ricordate che c'era poco sale, quindi vado lì con le dita, un goccino. Proprio un tocchettino, ma non si mette mai il sale così, mai. Però siccome io sono di quelli strani, raga, senza offesa, ma sono inglese, scopri. Hey guys, abitiamo only voi, just a touch, because it wasn't salted, remember, there was not enough salt, that's why I'm adding a touch of salt, but don't put salt really like this, put in the water, put your finger, e testi, yeah? There we go. Guys, this is Mau Kitchen in Covent Garden, the heart of London, as you know. I'm lucky enough to be here, grateful to England, but grateful as well to Sardinia. Hello, sei Roby. Non incominci a farmi la predica, Che c'è Padre Enrico che fa le prediche. Roby, certo che mi controllo, però poco a poco, il fine settimana, si è anche da cabaso scimpruso. È come il Covid, ti devi coprire, ti devi proteggere, ma non 24 ore, altrimenti diventi pazzo, inizi a parlare da solo, Roby. Roby, non fa. Cinci. Comunque, Roby, non ti racconto tutte le storie. Quando avevo 20 anni... Sarei potuto diventare tuo collega, lo sapevi? Wey Mantas, welcome! How you doing? Mantas, spaghetti alle cozze. Ask your Italian wife if it looks good. Yeah? Look at that. Look at that. Yeah? Ok, Roby. Lo sapevi che sarei potuto diventare tuo collega? Lo sapevi questo? Eh? Antonello, Roby Pina sta pensando a Villa Simius, non risponde velocemente. Vabbè, devo passare la gozza. Olga, pronta sei? Oh,
Come no? Allora, Robby, io ho fatto, però non il tuo campo, in finanza. Avevo fatto, ti ricordi, facevo il geometra, no? Ho conosciuto finanzieri, mi hanno accozzato per diventare finanziere. Ho fatto gli esami a Cagliari, passato tutto. Per dire la verità, avevo fatto gli esami un po' a guida maniera, me li hanno fatti rifare sotto il banco, San Mafia, ma... Poi devo andare a Roma, ma nel frattempo ho deciso di partire in Inghilterra e quindi ho mollato tutto. Però sarei potuto diventare collega, eh? Alla grande. Ma ho deciso di venire qui e iniziare da zero. Welcome Tanaga, this is Mao Kitchen in London. We have a spaghetti with mussels and plenty chilies, ok? Olive oil, plenty garlic, very simple. A bit of tomatoes, that's it. My Italian mates, they give me 10 out of 10. Some 9 out of 10, so it's supposed to be good. Then we have broad beans here, dry broad beans, soaked in water two days minimum. Minimum 48 hours, yeah? Then cooked for 1 hour at low fire. With bay leaves, black pepper, salt, and oil. Yeah, it's just outstanding. At the end of the recipe, you add a couple of spinach. Wow, job done. Okay, raga, me sto embriaga, eh. Ciao, Ignazio! Grandissimo Ignazio. Allora, Ignazio, mi hanno svelato un segreto. Te lo devo dire, riguardo il calcio, eh. Mi hanno svelato un segreto, me l'ha svelato un grande calciatore del quartiere. Allora, raga, io bagno. Is it good? You attend or? La moglie vuole un altro drinketto, glielo devo preparare. E mi finisco. Ciao voi. Dai, io cantano. Già passa? Non ti duri, come on. Oh, io. Ma questa musica si sta ribocciando, Robby. Allora, ritorniamo a noi. Finiamo gli spaghetti, da. Poi vi lascio le scatole in pace. Allora, andiamo, eh? Guarda qua, guarda. Spettacolo. Cioè, è luccica la pasta, raga, luccica. Cioè, qui ne volete un po'? Andiamo, nene. È buona, raga, è buona, gusta, Robby. Antone. Mantas. Si dava pure. È buona veramente, raga. Minchia. Vedi, ne ho fatto 120 grammi. Chi ha diabete ne può mangiare 60-70 grammi. Infatti c'è la metà sul piatto lì. Io faccio piattini in 30 grammi. Un assaggino, capito? Non si scherza con la salute. Posto questi video anche nei siti dei diabetici. Qualche volta si incazzano, altre volte lo stanno anche zitti. Benvenuta Paola, saluti alla Pina. Un grande abbraccio, mi ha fatto piacere conoscerti in questa estate. Devo fare un riassuntino veloce. Qui ci sono spaghetti alle cozze col peperoncino. Allora, io ho sempre la variante, no? C'è il Covid-19, poi c'è la variante del Covid-19, c'è quella sudafricana, c'è quella inglese. Isbo, la pasta è uguale, raga. Non è mai la stessa. Io vi sfido a farli buoni come oggi. Quindi io ho la variante 4 spicchi d'aglio, la chiamo. 4 peperoncini, belli rossi secchi, 4 manciate di prezzemolo, piccolina, 4 annaffiate d'olio d'oliva. E ciccia, è buona, ma buona la grande. Non ci ho messo il vino, Robby. Vai Robby, papparotto, fatti un bel pranzetto. È la tua, Robè, mi fa un piacere infinito sentirti.
Dai, dai, adesso andiamo. Sto già pensando a domani, raga. Devo fare le polpette. Cioè, mio amico di Villa Simius. E ieri abbiamo parlato di polpette. Ciao Valentina, bacioni. Bellissima. Digli Andrea. Poi ci parlo con Andrea, tuo marito. Allora, che dicevo? Ieri con l'amico, chiamiamola l'amico X, Robby, tu conosci, tu, Deo, quello del quinto piano, l'amico X, quinto piano, non dall'altra parte di Bricco, non Bricco, l'altra parte, ha fatto le polpette ieri, è arrivata una barica di muri, guzzù, perché la ricetta base la dicevamo uguale, no? Però lui alla fine ci ha messo della farina, una volta che la polpetta è pronta, col formaggio, il pane grattugiato, le uova, la risbaglia, oh. Ce ne voleva uno, le uova ne ha messo due, vabbè, un po' di sale, poi loro l'hanno fatta alla grande, nel vino bianco, che io non ho mai fatto, quindi le proverò a fare così domani, però c'è sempre il punto di domanda, e i bambini, Valentini, dov'è Andrea? È uscita straordinaria la panada, la rifarò. Ah, allora vediamo un po', dai, assaggiamo questa qua, finiamo la pasta. Mosso un po' pieno però. Olga, non spaghetti? Olga. Oh. Minca, Maria, l'ho finita con Maria Carta. Ho fatto spaghetti alle cozze, Vale. Spaghetti alle cozze con 4 peperoncini. Vale, qui vendono le cozze in supermercato precotte. Supermercato di alta qualità, quindi. Questa settimana hanno fatto un terzo di sconto. Minca, le ho prese subito. Altrimenti in genere io vado al mercato del pesce, però adesso è chiuso per Covid. Capito? Quindi sono precotte, quindi io non le faccio praticamente cuocere, le faccio solo riscaldare. Boh, ci da buva pararotto. Ancora sta giocando Andrea! Mamma mia! Abbraccialo! Troppo bravo tuo marito! Quando era mio padre e zio Nanni erano, cioè, oltre ai fratelli erano proprio, erano avversari, ma, cioè, vientavrari, sì. Facevano i cenoni a casa di zio Nanni. Nella casa vecchia, minchia. Poi zio Nanni, dopo la cena, noi avevamo bambini, ci regalava i topolini, aveva la collezione di topolini, 3000 topolini, ci regalava i topolini della Disney. Fighissimo zio Nanni. Ah, le cozze, va. Buone, cazzo. Ma le faccio domani di nuovo, Via Sillo con le cozze. Tutti dicono, le arzelle. Le arzelle qui. Ma io le compro qui ogni tanto. Però, a parte che costano 4 volte tanto le cozze, trovarle buone saporite è difficile, quello è il problema. E punti bambasa, non lo so, punti bambasa. Non tutte, detto tra, non tutte, logicamente, però... ti fanno i pacchi, capito? Ciao Robby, dai, saluti a tutti. Ciao Robby, alla prossima. Come le fate Valentina? Buone? Adesso vi lascio, altrimenti vi sto assillando, ragazzi. Cioè, questa musica tassata mi sta ribocciando pure a me, io. Finiamo qua. Ah. Vale. Wow. Poi, aspetta, non ho capito. Io una parte le trito un po', gli entra più il sapore. Ciao Antonello, alla prossima. Ma cosa che triti, Vale? Triti le cozze? Mo ci devo provare. Però con le cozze fresche, non quelle così come le mie. Sono impacchettate sotto vuoto.
No, questa non è pranzo, non è Valentino, non è pranzo, qui è mezza cena, mezzo pranzo, è tardi, comunque. Vabbò, dai, vi bacio a tutti ragazzi, grazie la compagnia, guys, pasta with muscles from Mao, it's a goodbye from London, yeah, come back, join me, share the video, condividete il video, Santa Maria, condividete il video per favore. Capì? Le cozze, brava Vale, ti ho capito. Enza, carissima, ma stiamo chiudendo qui, siamo in chiusura. Non ce la faccio più a parlare. Ho finito la benzina. Brava, brava, poi mi spieghi, Vale. Dai, ci riagganciamo. Buona serata, ragazzi.